Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Si è conclusa la prima giornata di Serie A ieri sera con il pareggio tra Torino e Cagliari per 0-0, mentre il Milan ha battuto il Bologna 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Giroud. Oggi si giocheranno le prime tre partite valide per la qualificazione per la fase a gironi di Champions League con Rangers PSV Eindhoven, che è la partita più importante, a seguire l'Anversa contro l'AEK Atene e il Rakov contro il Copenaghen. Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sulla querelle tra la Juventus e l'Inter per l'assegnazione dello scudetto 2006. Il Consiglio di Stato ha ormai dato per certo la conquista dello scudetto all'Inter. Passiamo all'atletica. Il salto di 4,65 di Elisa Molinaroro porta per la prima volta l'Italia nella finale iridata dell'asta, accentrando così il terzo tentativo, la misura che qualifica direttamente per il turno che si svolgerà domani. La statunitense Sha'Carri Richardson ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri, campioni mondiali di atletica che si stanno svolgendo a Budapest. L'azzurro Emanuele Imeje, invece, ha chiuso all'ottavo posto nella finale del salto triplo. L'oro è andato da Agnes Fabrice Zango con 17,64, argento a Lazaro Martinez e il bronzo al cubano Christian Knuppols. Passiamo al ciclismo con le convocazioni riguardanti la Vuelta di Spagna. La Laico Alula ha convocato i due azzurri Filippo Zana e Matteo Sobrero. Passiamo al tennis, all'ATP Winston Salem. Marco Cecchinato non è riuscito a rendersi pericoloso contro Max Purcell ed è stato eliminato dal torneo 6-4, 6-1. Infortunio invece per Venus Williams, che ha dovuto dare così forfè al prossimo torneo WTA che si svolgerà a Cleveland. Passiamo al basket, l'Italia chiude senza sconfitte il percorso di preparazione per la Coppa del Mondo, battendo anche la Nuova Zelanda 88 a 81. Passiamo al golf, al DD Real Sex Master, che è l'ultimo torneo di qualificazione per la Ryder Cup. Ci saranno i nostri due azzurri, Francesco Molinaro ed Edoardo Molinaro. Passiamo al Taekwondo, l'Italia brilla da protagonista indiscussa ai mondiali di Beach Taekwondo in Corea del Sud, precisamente a Chungcheong. Fresca di emozioni, nella prima edizione del Taekwondo, demonstrano il Team Championship, una specialità che in futuro la Federazione Internazionale potrebbe inserire nel panorama olimpico. E finiamo con il surf, si è conclusa l'avventura di Leonardo Fioravanti a Tahiti Pro con un terzo posto. Il surfista romano è stato battuto da Jack Robinson, rivelandosi poi vincitore della tappa in semifinale con il punteggio di 15,83 a 8,84.